Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di League of Legends. Oggi ci troviamo in compagnia di Vegar in mid. Questa è una ranked. Il nostro team è composto da Shaco Jungle, Vegar mid, Jinx, Leona bot, Riven top contro Ahri mid, Tristana, Blitz bot, Amumu in jungle e Sion top. Ed ecco che parte subito il richiamo per un velocissimo invade sul rosso. E quindi avrei forse dovuto prendere lei, ma va bene, va bene, no, va bene, va bene. Perché Veigar? Perché mi avevano bannato ogni altro midlaner. Ormai i midlaner te li bannano tutti, ne hanno bannati 6 in tutto, tra noi, tra loro, e quindi me li hanno bannati davvero tutti. Poi hanno Ahri e l'avevo vista, quindi Xerath, quelli lì, Vel'Koz non vanno bene. E boh. Oh oh. Ok, allora ci hanno visto, hanno guardato lì dentro, quindi direi che balza. Cioè, 1,53 vuole andare. Spero che lo ward sia un po' più in qua. Se è più in qua, forse panico. Cioè, in preda al panico l'ha messo più in qua, così non vede mentre mette le cose. Se invece l'ha messo lì, può vedere le bamboline. Comunque, ho preso Veigar semplicemente perché è un safe pick. Non lo so utilizzare più di tanto, però scala bene. Basta farmare in effetti. E poi, vabbè, lì dipende quanto è forte Ahri. Se è capace di lanciare gli charm o se sono capace io di schivarli. Quello, ovviamente. Però il potenziale di kill ce l'ho anch'io, nonostante lei sia un assassino. E quindi niente. Ok. Prima parte della Q non l'ho schivata, ma non toglie niente all'inizio. E va bene. Cominciamo a farmare di Q. Allora, la Q di Veigar è la sua abilità principale. Cioè quella con cui fa. Quella con cui dovrebbe fare più danno. In realtà fa più danno tipo la W e ovviamente la ulti o queste cose, però. Ahia, ecco, questo avrei potuto schivarlo, era anche facile. Quello e poi Q su questo, ok. E gli permette quando la spitta di ricevere della P, uno di AP in particolare. La prendo come seconda la Esol perché voglio essere safe. In realtà sono sotto torre e ci starò fino a quando non avrò il potenziale per ucciderla. Perché ovviamente Ahri in questo momento è fortissima. Quindi. Ok, mi ha fatto uno charm. Non so che cosa credesse di prendere perché. E io pingo, comunque sarà andata penso solo a guardare comunque. Ok. Tornata, noi dobbiamo solo farmare, che cioè voglio dire solo. Come sempre alla fine bisogna farmare tanto tanto tanto, ma soprattutto di Q perché ci permette di ricevere della P. E dicevo in particolare uno di AP. Oh merda. Uno di AP per ogni minion. L'ha spittato e due per i champion o per tipo minion grandi, super minion, creature della jungle, draghi, baron, tutte queste cose. Comunque no, non succede molto spesso di doverla spittare con la Q quelle cose lì, però succede. E boh, ed è quella che andrò a livellare. Poi contro tutte le altre persone io livello la E per seconda invece della W. È una cosa per alcuni è un oh mio Dio che cosa fai? Però a me piace di più così, ovviamente prima la Q. Perché la W fa semplicemente un danno ridicolo normalmente, mentre la E ha bisogno di essere potenziata. Cioè la E a livello massimo è ridicola, è fortissima. È uno stun ad area di 2 secondi e mezzo, di 2 secondi e mezzo al massimo livello. Non posso venire verso di te, sappio. Posso. Se sei dalla nostra. Ok. Il fatto è che è ancora a livello 2. Ok, dai, non stiamo farmando malissimo. Non ci ha ancora colpito. Non è che abbia fatto dei buoni charm, eh. Ok.
Come vedete ho già 69 di appunto per quello che vi dicevo. Mi dà già 16 in più la Q, la passiva della Q. E queste cose qui ovviamente possono arrivare a dare anche 100, 200, poi dipende quanto dura la partita, dipende quanto uno è bravo a farmare. Quella è la mia W, è l'abilità che quasi tutti maxano per seconda, ma è l'abilità che io non maxerò per seconda. Così perdo il trap. Vabbè, no problema, sono comunque in vantaggio rispetto a lei. Segniamo tre volte che... Ok, che manca. Purtroppo questa dipendenza dal lanciare continuamente... Oh, dal lanciare continuamente la Q prosciuga velocemente il mana di Vega. Quindi ha una passiva che ricorda molto il Chalice, come era prima, Calice dell'Armonia. Riven, sei morto. La dai a lei, per forza. Ecco, questa è una pessima cosa. Non so che cosa ci facesse lei in quella posizione. Sarà stata gankata e avrà fatto tutto un giro. Poteva semplicemente fermarsi e lasciarsi uccidere da Mumu. Fa molta meno paura di una norma porca. Ha provato a ucciderci, ha usato anche tutto quello che aveva. Quindi adesso che torneremo, ovviamente non possiamo ucciderla per il mana. Lui voleva bloccarci il coso, ma non ci riuscirà. Ok. La passiva appunto rigenera, aumenta la rigenerazione di dell'1% per ogni 1% di mana mancante, quindi è una cosa molto simile al calice dell'armonia di prima. Il calice è meglio, ma vabbè. Adesso non lo so perché ho visto che l'hanno un po' cambiato così, ma non l'ho più preso in realtà da quando l'hanno rifatto. Prendo di solito il Morello Nomicon o queste cose. No, merda, dai. Oh, sì. Ok, la mia Q comincia a fare abbastanza adesso, eh. Aia. Lei ha il vantaggio di avere quel range lì. Io quel range ce l'ho con la W. Il fatto è che la mia W ci mette abbastanza a scendere dal cielo. Ah, vediamo lei cosa. Ah, minchia, lei ha già preso una Needless lì. Vabbè. Vabbè. Ha solo 60 di AP in più di noi. Adesso proverà uno Charm, no. Vabbè, noi farmiamo, dobbiamo solo fare questo e poi saremo in grado di shottare quasi chiunque del loro team, quindi nessun problema. Utilizziamo ogni tanto la W, semplicemente perché se ci pusha tanto sotto torre non va bene perché non farma bene sotto torre. Poi è la tier semplicemente perché dà mana, dà rigenerazione, poi casta tanto appunto questo coso qui, e quindi questo piccolo personaggio. Solito tempismo di merda dei giocatori. Ok, quello l'ha disintegrato. No, 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 basta! Basta, 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 ma... Dai! Porca miseria, ho preso un blu, ho preso una kill, basta! Il blu su di me è semplicemente spettacolare! Se mi prende sono morto. Oh, ok, brava. Bang! Via metà vita. Appena mi ritorna la... No, vabbè, non rimarrà. Non rimarrò neanche. Vabbè. E... Scusate, sono un po' concentrato perché è abbastanza difficile controllare perché lei ha
questo momento sicuramente ha più potenziale di kill di me. It's only a short way. Quindi... Is that a short joke? Merda. Ancora non doveva colpirmi, ma mi ha colpito in qualche modo. I smell death. Boh, faccio una doppia V lì e me ne vado. Ah no, vabbè, questi li posso prendere. Boom. Ok, basta, basta così perché non ha mana, è vero, ma io non ho l'ignite, avrò la R fra un po', quindi non ha senso per me stare qui in questo momento. Torno, compro un paio di pozze. Uno ward perché potrebbe gankarmi. Anche se in realtà tendo a giocare molto sotto torre, sia perché io non sono appunto un esperto con... Anzi, con questo personaggio, quindi non è che conosca tutti sti danni o queste cose. Secondo, perché non ho assolutamente escape, ma assolutamente, cioè, nada de nada. Suffering awaits. Vabbè, siamo 2-3. Sta andando, dai, malissimo. Considerando che noi... Loro. Vabbè. Ok. Quanto abbiamo di stack? Siamo a 167. Non è molto. Stalking prey again? Bang. Va bene, lei avrà preso... Ah, lei ha preso Magic Resist addirittura. Bene, avrà bisogno, perché... Ah, si è messa proprio in mezzo, brava. Colpire con la W fa sempre bene. Ok. Un po' di danno gratis, dai. Mamma mia. Che cazzo di male. Adesso se Kodo viene qui, la uccidiamo. Shaco, vieni qui. Ok. Posso fare niente, Shaco, torna. Ah no! Bravissimo, bravissimo jungle. Già, è jungle. Bravissimo jungler, sì, vabbè, bravissimo tipo. Madonna. Porca miseria, mi viene in mente. Vabbè, lui, dai. Shaco, ecco. Allora, adesso la nostra Q ci dà 56 di AP in più, quindi... più di una bestia. In realtà intera, diciamo, potrebbe essere morto. Sì, è morto. Bene, però l'ha presa Blitz, quindi va bene, dai. The magic, it calls to me. Yes. Drago se lo prendono probabilmente. Però questa è una double mia. Una Q su uno, una R e via. Aspettate, eh. Ora. Peccato che ho preso il rosso invece. E peccato anche che continuo a usare la R per fare kill su persone che non sono... Suffering awaits. Peccato anche che il range sull'auto attack di sto coso è abbastanza alto. Non si può utilizzare più di tanto. Ok, ho usato. Your commands tire me.
Quello sta facendo armatura, quindi io lo shotto praticamente. The magic! It calls to me! Crush you all. Ok. Stalking prey again? Molto bello. Ma. Ma no, dai. No, non serve. Yes! Hanno provato a caricarmi da dietro con la tipa lì. Guardate quanto dura il mio stun adesso. Ovviamente io non vado perché sarebbe stupido, tanto hanno tutto sotto controllo. Goccio, bravi, bravi, così, bravi, bravi. Allora venderò questo semplicemente perché voglio AP. It's only a short way. Ho bisogno di AP. Essendo Veigar, devo andare in fase. Guardate la W, quanti danni fa senza nemmeno maxarla. Cioè non ha un senso. Invece questo, 2 secondi di stun invece di tipo un 0,7, non mi ricordo. Cioè, più che raddoppio addirittura. Dai che se riesco a prendere quel mio. Oh, peccato. Ho provato a stilare. Con Veigar è legale. Con Veigar si può fare. Non tanto per la kill, ma per i gold e soprattutto per il semplice fatto che appunto la kill mi dà più AP, poi se la faccio con la kill mi dà tipo 4 di più. Vabbè. Abbiamo lo stesso farm di questa, solo che abbiamo più kill. The magic! It calls to me! Beh! La madonna. Yes. Pensavo di essere in range. Quello non ho fatto niente. Mica che culo. Oh no 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 no. Oh, ma vogliono me, eh? Cioè, vogliono il mio culo, cazzo. Senza maxarlo la W, con la W posso shottare i minions. Quanto mi dà adesso? 87. Guardate quanto AP ho, e ho una Needlessly e un Archangel. Va bene. Con le rune dovrei arrivare a 50. No, con le rune dovrei arrivare a... non lo so. Penso un 30 almeno. Che lei è morta. Io anche, ma l'ho presa Blitz, quindi va bene. Avete visto, sono un assassino ufficialmente, cioè. Contro gli AP almeno, perché avete visto quanto ho tolto con QR e Ignite. Poi ovviamente lì non potevo sapere ci fosse Blitz. Tra l'altro non so perché non c'è bomba, mentre la bomba muore. Ma... cioè, che è così, a me va bene. Così questo fanno morire tutti. Blitz perlomeno, dai. Blitz è morto. E ora anche... non ha mana, quindi... no. Forse se lo tiene abbastanza... no. State attenti, no, non towerdevate Mumu. Non ha mana, ne ha davvero 14, quindi niente. Però è comunque Mumu. Ah, Riven sta vincendo, sai, sta buildando armatura, quindi noi lo distruggiamo. Ari, avete visto in quanto lo distruggiamo? Non so perché l'abbiamo fatto, ci muoiono entrambi. Stalking prey again? No, sciacquo. Assolutamente non ne valsa la pena. Quello era abbastanza ovvio. Guardate, la mia Q adesso fa 506. La mia W fa anche di più. The magic! It calls to me! Va bene. 18 secondi e potrò andare di nuovo per la kill. It's only a short way! Ok, lei ha usato la R. Aveva paura che la uccidessi con... oh, peccato.
con la R, ma non ce l'avevo ancora in realtà in quel momento. Quindi ha usato la R così nel nulla. E vabbè, va bene. Even death trembles in my presence. Ha una voce bellissima. Poi ha delle skin. Cioè, ha una skin. Le altre sono abbastanza brutte, ma ha una skin in particolare bellissima. Yes! Bang, bitch! Oh, cazzo. Via, 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 via. Scappa, scappa, scappa. No! Non c'entrare! Non ho ancora lo stun. Non c'entrare, ti dico! Com'è che non l'ha stunnato? Perché non l'ha stunnato? Oh, mio Dio. Che cosa sta succedendo, sul serio? Quella perché si voleva fare il 4 contro 1? E perché Amumu è passato in mezzo? E non l'ha stunnato. Vabbè, adesso vedete quanto avrò di AP con un semplice Rabadon, ragazzi. 516. E lo so, siete a bocca aperta. Siamo, abbiamo quasi caricato anche la cosa al massimo. È ridicolo adesso. Guardate solo il danno della mia R. Più... Allora, questo danno qui che vedete, più l'80% dell'ability power, non mio, ma dell'avversario. Quindi se l'avversario è Ari, ad esempio, faccio anche il danno che ha lui. Cioè, gli ritorno un po' di energia. Infatti avete visto, basta fare una R, basta fare Q, R su Ari. E non scherzo, Q, R su Ari e lei muore. Per gli altri Q, W, R, no. Semplicemente bisogna aspettare che io ce l'abbia. Poi questo stun appunto è diventato di 2 secondi e mezzo. Minchia, quanto vogliono ingaggiare malissimo. Oh. Brava! No! Ah, il. Oh! Mio Dio! Bang, bitch, ho usato QR. Che l'avrei ucciso. Stunnata. Dai, voi fate lì, tanto io faccio fare schifo forte. Ok. Ah, è vero. Che palle. Vabbè, non c'è problema. Non è quello sicuramente il problema. Potrei fare un hourglass. Sì, perché no? Faccio un hourglass. 581 di AP, guarda, 111 di AP solo la mia Q. Ho quasi un Rabadon solo di Q. Solo farmando. È ridicolo, come cosa. Bellissimo. È il Nasus della P, in pratica. Solo che non è tanko, mentre Nasus è immortale, sapete. Cioè, la mia intera combo fa, penso, più di 2000. Se poi l'avversario è una P come Ari, forse arrivo anche a 2005, così. E, capite? È per questo che Ari si sta facendo il Negatron Cloak. Cioè, che cazzo fai con questo coso? Ma lo dico sul serio. Tutti non lo usano, perché... Lo usano in pochissimo, lo usano ogni tanto in norma. Per scherzare quasi. In realtà è ridicolo. Ed è un champion che ti cambia la partita. Non solo di danni, ma del fatto che questo stun, ragazzi. Cioè, lo stun è ad area di 2 secondi e 5. Esiste un QR. Morto. Così semplice. Vai. Ci morto. Ah, peccato. Ah no, cazzo, qui c'è ancora la torre. Dovremmo semplicemente fare il baron, ma vabbè. Nope. Oh no. Deve andare malissimo. Appena torna il mio spin, possiamo andare. Bang, bitch! Ok, quello è morto. Oh mio, quella è morta. Avete visto la mia Q quanto cazzo le ha fatto?
E questi ci muoiono tutti pur di proteggere la loro torre. Difficile proteggere la torre. Devo anche Jinx, che voglio dire, è tipo il migliore fra i personaggi del gioco. Boom, bitch. Oh, fuck. Va bene. Abbiamo... no, non abbiamo ancora i soldi. Stiamo ancora un po'. Your commands tire me. Ah, sono morto. Vabbè. Succede. Quasi vado prima per un Banshees. Sì, vado prima per un Banshees. Perché ho comunque 600 di AP a 25 minuti, cioè. Ah, Leona si fa i suoi soliti 1v4 e ci muore. Sai, non si sta facendo top da tutto. The magic! It calls to me! Leona, so. I never engage. Oh, peccato, vabbè. Continua a prendere kill blitz. Va bene, finché le prende. Shaco è leggermente forse più utile. Forse, forse. Più utile di quello lì. Dai, 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 quella l'ha sciolto, quella l'ha sciolto. Oh mio Dio. Possiamo distruggerla, Jinx. Che palle! Voglio solo ucciderli tutti. Sono solo Vega. The magic! It calls to me! Ok. It's only a short way! Abbiamo bisogno di Ward ovunque adesso, perché. Va bene. Cominciano ad arrivare i. Oh! Torna indietro. Solo senti anche. Che cazzo? Broken stone, broken bones. Che cazzo fa? Vabbè. No. Male che era da soli, ci fosse stata Ari lì, avremmo perso la nostra di carry, che non è male mi sembra. 4-2, quindi no, non è male. No, mi spiace, quelli sono miei. No, non dovevate far così. È qui che esce Veigar, cioè quando cominciano questi teamfight qui e tu puoi prendere piano piano uno a uno tutti i loro nemici nello stun e ucciderli insieme al tuo team. Intanto dura 2 secondi e mezzo, quindi potete capire. Ah, quello là è top. Yes! Ok, dai. Già nostro. Ok. Sì, potrebbero essere al Baron. Effettivamente potrebbero essere al Baron. Anzi, probabilmente l'hanno già... no. Ok. It's only a short way. Blitz lì. Is that a short joke? No, no, non sono lì. Con Blitz lì direi che. Blitz a Baron non fa niente, ma magari si può attaccare, visto. Qualcosa. Sono stunato. Oh cazzo. Ah, come va male. Come va male. Così, così. Infatti questa sta andando full AD, la solita diviene inutile perché full AD non serve a niente.
No, quello non era un follo, Leona. Quello. Se hai capito fosse un follo, hai capito niente, perché eravamo in due e hanno preso me. Follow. Mica doveva seguirmi. Stalking prey again? Sì, bravo. It's only a short way. Is that a short joke? Suffering awaits. Cosa stanno Shaco, cosa Vabbè. Your commands tire me. Vediamo se riesco finalmente a prendere sta cazzo di torre che... Yes! Vabbè. Se avessimo solo un... un... Come si chiama? Vabbè, non mi viene in mente. Ah, degli ward messi un po' bene. Potrei stunnare, bam, uccidiamo. Stunnare, bam, uccidiamo. It's only a short way. Is that a short joke? Oh, facciamo fuori questo cazzo di tank, no. Oh, sì! Sì! Assolutamente sì. Tenti, tenti. Non sta usando la cosa. LOL! Presi due. Ovviamente la E costa tantissima mana perché è ridicola quella cosa. Possiamo star qui anche tutto il giorno, mi sa. Lanciare così a caso. È che Shaco è inutile, cioè hai danni ma è inutile, viene shottato con una mossa. Basta! Io ho bisogno di farmare con la Q, cioè non sto più prendendo farm. Quei cosi lì sono un po' buggati perché in una partita prima mi ha fatto 1800 quei cosi. Non so che cosa fosse, ma davvero mi ha semplicemente distrutto. Oh, questa torre qui non gliela buttiamo più. Cioè, non gliela butteremo più. Stalking prey again. Guardate che brutto. Si è fatto aggrabbare. Vabbè, ha tirato dentro Leona, direi che non è la cosa che... No, 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 no! Brava. Brava Riva. Non ti sto vedendo, ma... Oh, cazzo. Ti è andata bene, ti è andata bene che mi hai sparato via e hai fatto una gran minchiata perché non so. No, semplicemente non dovevate ingaggiare o combattere senza di me, visto che sono gran parte dei danni della team. Ma va bene. Ok. Stalking prey again? Oh!
Baron. Io ho il blu e il rosso. Avete visto? Se prendo uno è morto. Però non stiamo sfruttando questa cosa. Non hanno capito molto bene. Magari non hanno mai giocato insieme. Brava. Ci muore? No, ci muore. Sì, ci muore. Guardate, allora, QW ignite. Easy peasy lemon squeezy. Vabbè. Vediamo un po' 762 di AP. Ok, adesso guardate la nostra. Solo la nostra R 1414 più l'80% della P, quindi è ridicolo. È chiaro che se la faccio solo su Aria è già morta, perché lei è quella P. Cioè basta quella. Non scherzo, basta davvero. Prendiamo, adesso la prendiamo questa cazzo di torre. Oh, e anche il terzo drago aumenta la velocità di movimento, che è fondamentale, perché non hai... Ah, l'engage è immenso, che lei è, però per avvicinarsi, cioè per farlo deve avvicinarsi e correre. Quindi se si è più veloci dei nemici, un vantaggio enorme. Ho preso uno. Oh cazzo. Guardate la mia R solo quanto ho fatto qui. Sono i peggio engage esistenti. E io sono morto. Vabbè. No, Jinx. Oh merda. Se è da solo è morto, ma non so se è da solo. Oh, vai, fatela. Bravi, basta adesso, basta. Non so se ce la fai, non con quella vita, non con tutti questi engage. Oh, il kite, making the plays. Peccato che c'è Ari che fa la posta. Però, quello è morto. Forse Shaco è inutile. C'è un 7-5 Shaco, vedete, non fa niente. The magic, it calls to me. Stalking prey again? Dovremmo, ecco, metterci così, metterci in un punto e shotarne uno. Chiunque sia, se è Ari meglio e via. Cioè, basta. Dice una cosa semplice, no, Shaco? Se prendiamo 5 draghi e il Baron abbiamo vinto. Beh, grazie al cazzo. Non l'avrei proprio mai detto, guarda. Yes! Quanto ho di cooldown reduction? 5, infatti non ho un cazzo. Allora, W. Più di 1000. 1100 qualcosa. Okay. Loro tank li sente i miei danni. Nice damage. What? Shaco? Cosa c'entra, Shaco? Io provo a stunare ogni volta che ci sono. No, dai, ma... Stalking prey again?
Chi ci manca? Chi ci manca qualcuno? Ok. It's only a short way. Is that a short joke? No. Shaco pusha per forza. Yes. Questa cosa che può fare. Che hanno fatto la torre in così poco. Leona non ha capito cosa deve fare. Non deve andare così senza senso. Cioè, è partito. Suffering awaits. Aria là. Il fatto è che Aria ha molto più range di me. E quindi è difficile per me poterla prendere e uccidere. Your commands tire me. Sì, il drago sta respawnando. 40 secondi. The magic! It calls to me! It's only a short way. Is that a short joke? Non è lei che ingaggia. Sono loro che ingaggiano noi, è diverso. È lei che va contro quattro mentre io devo scappare perché sennò mi distruggono, cioè. Che cazzo crede di essere? Vabbè. Ok, se la prende è morta. Che loro, eh? Oh, mi sono salvato. Cazzo, ragazzi, dovete proteggere il pacchetto. Sono io il pacchetto. Ok, 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 okay. Vieni qui. No, scappa. Baron, io farei prima il drago. Ma che finish? Come possiamo finire? Leona non è proprio capace di giocare. Avete visto? L'ho stunnato e ho fatto R e morto. Beh, guardate quanti cazzo di danni fanno. Può fare più di tanto. Va bene. Yes! Riven fa tanti danni, ma non è tankosa per un cazzo, quindi... Zero. È una cosa abbastanza pesante, no? Anche... Allora, come ultimo oggetto ci andremo a fare un Hourglass. Guardate yes. Quanto AP abbiamo, 151. Adesso qui ho smesso di farmare con la Q perché Jinx continua a prendermi farm. Ho farmato molto bene all'inizio, ma alla fine... It's only a short way. Is that a short joke? Quando dopo 20 minuti così gli è stata una pessima mossa, cioè non lasciarmi farmare è abbastanza stupida come cosa. I smell death. E visto che la mia Q è un'abilità e vola molto più lentamente del suo auto attack. Queste sono le cose in cui io. Your commands tire me! Uccello, che cazzo. No. Era lì sicuramente, ma no. Cosa? Oddio, 60 secondi adesso su di me rimangono quelli inutili. Riven che ha la cosa per tornare in vita è già morta. Troppo
410 di inutilità fatta a Champions. Oh no, cioè, ecco come si perde una partita con 4 draghi e un baro. Se riescono a difendere ancora l'arrivo di Jinx. No, no. Ah sì, brava! Minchia! Hanno ucciso almeno loro più forte. Certo, ah, oh, brava! Ok, Jinx adesso respawn. E la madonna! Damage! Minchia, si fa mica quadra! Che cazzo è successo? Potevano vincere qui, ragazzi. Andiamo a vincere, dobbiamo vincere adesso. Cioè, vincere, non possiamo vincere. Ma. Mamma mia, il fatto che le partite la cosa principale è abbastanza pesante. Però se riusciamo a prendere anche solo l'inibitore qui e una torre, magari una torre. Dai 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 dai. Forse riusciamo a finire. GG. Stun lì dietro. Oh mio Dio, GG, GG. Che culo. Che culo. Riven, Riven, il mio nuovo champion preferito, full AD, funziona da Dio. No, vabbè, è andata bene, non so come, ma spero che questo video vi sia piaciuto e ci sentiamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.